Solo che non si vede. Forse si vede così. No. Cosa che fa diventare così, stai 20 minuti e poi vengono distrutti quando c'è la neve, si sciolgono. Mamma mia, com'è alto. Ho paura di cadere. Si vede. Mamma mia. Il problema è scendere dopo. Soffro dei vertigini. Grazie, sei in alto. Mamma mia.
Tu fai la foto e io ti riprendo. Solo perché si vede male con la rete. Vediamo. E così si vede. Con il flash, perché non si vede niente. Spero di non cadere. È grave. Siamo praticamente ai sotterranei. Però si sta bene perché è freschino. Devo usare il flash perché sennò non si vede niente. Guarda. Infatti sembra uno strano. Sì, beh, non è che si vede tanto perché, però
qui. Allora, non vi ho salutato all'inizio del vlog perché volevo fare un vlog diverso, un vlog un po' speciale, diciamo. In breve vi dico che siamo andati a vedere questo castello a Vezio, il castello di Vezio siamo andati a vedere, che si trova praticamente vicino a Lecco, in poche parole, e siamo andati un po' a visitarlo. L'entrata costava 5 euro a persona, poi abbiamo mangiato, però ovviamente il ristorante si trovava fuori dal castello. Ce n'era un altro, ma non mi convinceva, per cui siamo andati dove avete visto. E in totale ho speso 61 euro. Allora, abbiamo c'era dentro il coperto, che costava 2 euro a testa, l'acqua 2,50 euro, la Coca-Cola 3 euro, poi ho preso un affettato misto a 8,50 euro, i gnocchetti taleggio e porcini 11 euro, poi ho preso i caprini 9 euro, e poi l'avarello di mandorle 12 euro. In totale 61, perché ovviamente i due primi l'abbiamo pagati 22 euro. Come prezzi erano così così. Il cibo era abbastanza buono, ma non è che mi ha convinto tanto. Ovviamente era l'unico ristorante vicino, per cui non siamo... Cioè, abbiamo provato a cercare su internet, solo che erano troppo lontani, ci voleva almeno 40 minuti a piedi, allora abbiamo detto di no, poi faceva già caldo. E alla fine siamo andati a questo qua, questo ristorante qua, che praticamente si chiama Il Portichetto, della via della Foppa praticamente. Comunque questo non mi è piaciuto tanto, per cui non ve lo consiglio, diciamo. Ho fatto anche la colazione, ma alle 11 non avevano neanche più le brioche, in poche parole, e non è che mi è piaciuto così tanto, per cui il ristorante dove siamo andati a mangiare non è che ve lo consiglio tanto. Invece il castello che siamo andati a vedere ve lo straconsiglio, perché ha una vista spettacolare, le foto le fai cioè proprio da Dio. Infatti le foto che ho fatto, ho pensato di metterle anche qua sul vlog a fine video, perché dato che qualcuno non ha Instagram, che non mi può seguire, ho pensato di mettere qualche foto che ho fatto a fine video, per cui li vedete a fine video. Per chi non ha Instagram, per chi ha Instagram avrà già visto un pezzo di vlog, avrà già visto quasi tutto di quello che ho vloggato, in poche parole. Ve lo consiglio. L'entrata sì, 5 euro, ma beh, non ne vale 5 euro, però se volete andarlo a visitare e a fare le foto, video, secondo me è molto bello. Infatti ho visto le recensioni su internet che parlavano bene di questo posto. L'unica pecca ovviamente era il prezzo, però chi se ne frega, cioè, alla fine è bello da vedere, è bello tutto, per cui c'è una vista spettacolare e ve lo straconsiglio, appunto. Non c'è niente da dire, perché mi sono trovata bene, per cui andate se volete andarlo a visitare, a vederlo. Detto questo, non so quanto è durato il video. Se il vlog è durato di meno, vi metterò quasi tutte le foto che ho fatto. Se no, vi metterò qualche fotina e ve lo faccio vedere, così. Almeno così, non lo so. Secondo me è un vlog diverso, un vlog che non ho mai fatto, anche con le foto dentro, per cui ho pensato così. Per cui adesso vi metto le foto e guardatele tutte, perché secondo me meritano, sono troppo belle, perché abbiamo fatto delle bellissime foto, anche perché il panorama era stupendo. Detto questo, ovviamente da Como al castello
ci abbiamo messo, allora, l'andata 2 ore perché ci siamo un po' persi. Invece il ritorno 1 ora, per cui praticamente 1 ora e 10 da dove abito io fino al castello, in poche parole. Parcheggi la macchina, poi te la fai a piedi 7 minuti, 7 minuti a piedi, poi vai già subito al castello. Comunque, questo è un vlog di recensione, e questo un po' diverso dal solito. Comunque adesso io vi lascio le foto, spero che questo vlog vi sia piaciuto, fatemelo sapere sotto in commentino, lasciate un like se volete altri vlog così, sempre recensioni dei posti, che ne faccio altri. E detto questo, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e buone foto, perché adesso vi scorrerà con la musichetta le foto che ho fatto. Adesso vedo se metterle tutte o metterne poche. Vediamo. Ciao, al prossimo vlog.